tutto quello che non vedo di me e lo vedo fuori può essere proiettivo, come ha detto Carolina, nel senso che io non vedo di me certe cose, le vedo fuori, ma può essere anche in un altro modo. Cioè io vedo di me determinate cose e poi le proietto fuori, nel senso che penso che gli altri siano come me. Per cui, per esempio, sono disonesto dentro, lo so molto bene, e quindi credo che anche tu lo sei, anche tu per forza lo sei. Oppure io sono una persona onesta, e allora credo che anche tu lo sei. Questo distorce tutta la percezione, perché non sono più in contatto con quello che è reale, coi segnali che le altre persone mi danno, ma con quello che io proietto sugli altri, deformando tutto. Quindi il processo di proiezione è fondamentalmente un processo di distorsione, falsificazione della realtà. Quanto più sono lontano dalla realtà, tanto più sono destinato a soffrire o a far soffrire gli altri. Quindi dovrebbe essere assolutamente primario pulire questi aspetti di noi. Che se tu osservi la politica, la finanza, e che stai ancora a discutere di cosa succede? Quando sono tutti giochi che avvengono prima nella psiche e poi il mondo non fa altro che mettere fuori ciò che abbiamo dentro. Dopodiché chi nasce in questo mondo interiorizza questi movimenti, li fa suoi e li riproietta fuori. Quindi la politica non ha scampo, sarà sempre piena di disonestà, di truffe, fino a che non saremo fuori da questo circuito perverso. Questa convinzione è degli uomini più avveduti del Novecento, Jung, Tillesum, ma tanti. Da noi abbiamo Terzani che l'ha detto molto chiaramente. Ritornando sui paesi nei quali queste rivoluzioni apparentemente importanti per i diritti umani erano avvenute, si accorge che non era cambiato nulla se non il nome delle persone al potere e basta. Quindi darsi da fare, come noi tendiamo a fare in questa maniera, senza vedere chi siamo dentro e ripulirci, è un gioco perverso che produce un sacco di karma. Per cui chi dice di amare i bambini non è vero che dice così, perché se fosse vero si occuperebbe di questo. Una persona dice amo tanti bambini e non fa il lavoro su di sé, dice il falso, perché i bambini sono le nuove generazioni. No? Nuova generazione starà bene nella misura in cui noi abbiamo fatto questo lavoro. Finché facciamo queste proiezioni continue, le guerre, sia quelle militari, sia quelle economiche, sia quelle finanziarie, sia quelle culturali, le lotte dentro le famiglie non finiranno mai. Però noi stessi siamo stati bambini, no? Sappiamo cosa vuol dire stare in una famiglia in cui c'è la lotta anziché l'amore. Sappiamo. E allora se siamo minimamente umani dovremmo sapere, la prima cosa che ci dovrebbe venire è dire ma siccome mi è successo a me e so cos'è, o sono Erode, e allora va bene. Ma se non sono Erode, chiediamoci come mai non facciamo proprio niente in questa direzione, sto parlando non delle persone qui ovviamente, le persone in genere, l'umanità non se ne occupa. Le ragioni sono molteplici, è che i centri di potere, potentati economico-finanziari, certamente non hanno alcun interesse. E sono loro che guidano il mondo, la governance mondiale è in mano ai grandi potentati, i quali, chiaro, hanno interesse, anzi che noi siamo sempre più contorti, sempre più nevrotici. Sapete che le proiezioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità non fanno buoni pronostici. Nel 2050 ci sarà una persona psichiatrica ogni 5 persone. Cioè un disastro assoluto, un disastro. Ecco perché ci troviamo in questa stanza, perché abbiamo la fortuna di soffrire senza indicare come causa della sofferenza qualcosa di completamente erroneo. A dire no, aspetta, soffro, ma
c'entro anch'io, sono anch'io causa. Non volontaria, sia ben chiaro, nessuno lo fa apposta. Però per ignoranza sì.